Le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, quindi il Crohn e la colite ulcerosa, colpiscono purtroppo anche in età pediatrica. Si è fatto il punto proprio su queste malattie e sulle nuove possibilità di cura qui a Roma in occasione del secondo workshop di economia e farmaci per le malattie infiammatorie croniche intestinali, il WEF, giunto appunto alla seconda edizione. E noi ne parliamo col professor Lionetti, responsabile della gastroenterologia pediatrica all'ospedale Maia di Firenze. Allora, professore, innanzitutto, è così come ho detto, quindi colpiscono anche nei primissimi anni di vita queste malattie? Sì, le malattie infiammatorie croniche intestinali, quindi acronimo che mette insieme la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, purtroppo negli ultimi 20 anni sono diventati un problema pediatrico, cioè l'esordio si è spostato verso l'età pediatrica. Questo problema si è reso prima evidente nel Nord Europa e Nord America e adesso è anche nel Sud Europa e in Italia. Oggi si calcola che quasi il 20-25% delle malattie infiammatorie croniche intestinali hanno un esordio pediatrico. E la causa di questo abbassamento dell'età è nota, si sta cercando ovviamente, ma... E queste sono condizioni che sono in aumento nel mondo industriale occidentale, quindi le cause sono le stesse che determinano l'aumento di tutta una serie di condizioni, quali le allergie, le malattie autoimmuni. Sembra una delle cose più recenti che in qualche modo può darsi il tipo di dieta, il tipo d'ambiente, la variazione del microbiota, e sono forse alla base di questo aumento nel mondo occidentale, ma forse anche del motivo dell'aumento anche in età pediatrica. Bene, lei qui si è soffermato sulle peculiarità cliniche appunto di queste malattie quando colpiscono i bambini. Sì, quali sono? I bambini non sono dei piccoli adulti, sono degli individui in evoluzione e quindi queste condizioni in pediatria hanno delle caratteristiche peculiari. Intanto sono molto spesso più aggressive, proprio perché forse hanno una maggiore penetranza genetica, iniziando più precocemente, hanno un andamento di malattia molto aggressivo. E poi ci sono delle caratteristiche peculiari della pediatria, per esempio noi abbiamo il problema della crescita, il 30-40% dei bambini con la malattia di Crohn non crescono bene, quindi se noi riusciamo con le terapie a indurre la remissione della malattia, a far star bene questi bambini, ma questi bambini non crescono, abbiamo un po' fallito il nostro compito di clinici pediatri. La colite ulcerosa per esempio è quasi sempre una pancolite. E quindi abbiamo una percentuale di attacchi gravi di colite superiore rispetto all'adulto. Queste malattie in età pediatrica esordiscono in genere 7, 8, 12 anni in età, diciamo, bambino più grande, adolescenziale e adolescente. Ci sono un numero più ristretto, per fortuna, di bambini in cui la malattia esordisce invece molto precocemente nei primi anni di vita. Queste sono le forme più difficili da trattare, sono delle pancoliti e a volte sono malattie monogeniche, si riesce a riconoscere qual è il difetto genetico che le causa. Ecco, dal punto di vista della diagnosi, visto che appunto in questo caso è il pediatra ad avere in carico i bambini, quali sono i primi segni, i primi sintomi che deve cogliere per poterlo poi indirizzare a un centro specializzato come il vostro? Il problema è che la classica triade sintomatologica, diarrea, dolore addominale, perdita di peso, a volte può non essere presente, cioè il quadro clinico, soprattutto nel Crohn, può essere dominato dalle manifestazioni extraintestinali, quindi non lo so, febbre, artrite, calo ponderale o comunque ritardo di crescita, e quindi ci può essere un ritardo della diagnosi. E per fortuna negli ultimi anni la diffusione delle conoscenze a livello anche dei pediatri di famiglia è aumentata, ne abbiamo parlato molto in giro e io registro un miglioramento, perché prima sembrava che 2, 3 anni, 4 anni di ritardo della diagnosi fosse qualcosa di fisiologico. Per fortuna non è più così oggi. La mia impressione è che la diagnosi si fanno più precocemente.